bravi come sempre. Però si ferma. Presidente, la strada. Come? Una battuta. Sì, allora calma, calma. Il governo cerca di distrarre l'attenzione dei cittadini dai problemi veri, quelli della sanità, quella della rivalutazione delle pensioni che invece viene tagliata, si confermano le tasse dell'anno scorso, se ne aggiungono di nuove, e il tutto invece sta a parlare di uno spot albanese che nasce male sul piano giuridico, perché il diritto europeo va rispettato e soprattutto complica ancora di più il problema vero della sicurezza. Nelle nostre strade abbiamo bisogno di sicurezza, sono aumentate le rapine, 23% in più rispetto a qualche anno fa, aggressioni nelle periferie e nei centri storici, e invece noi teniamo lì adesso 100 agenti di polizia senza far nulla, se ne dovrebbero aggiungere al regime altri 200, 300 in tutto, servono nelle nostre strade, si buttano soldi, si buttano ovviamente, si distraggono risorse umane, mancano 22.000 tra forze dell'ordine, guardia di finanza, carabinieri qui nelle nostre strade. Questo governo fallimentare non solo sull'immigrazione ma anche sul problema della sicurezza, dove aveva precisi impegni elettorali.